fumavo. Andiamo? L'ammiraglio non abbandonerà il tuo passo. Bene, allora, siamo pronti ad andare a Vetta Stellata? Certo, andiamo. E adesso? Reggiti forte, eh? Vetta Stellata si trova appena oltre l'acqua. Ora capiremo se l'antenato vivente c'entra qualcosa con la sparizione della mia gente. Occhio, dentro alle rovine potremmo trovare dei dati che il tuo focus non sarà in grado di leggere. Ti invio un aggiornamento, così puoi vedere quello che vedo io. Oh, grazie. Hai dimestichezza con il focus. È per questo che la tua tribù si è emarginata. No, non proprio. Mi hanno emarginata alla nascita. Anzi, quello che so fare ora, preso a usare i focus, ho imparato loro maniere. Questa la conosco. Beh, ci siamo. Cosa? Salire in groppa a un solcasole? Anche. Però, mi raccomando con questo affare, eh? Certo. Sulla spiaggia! Sono alcune delle nostre pattuglie scomparse. Mi sembra di vedere delle strutture sulla collina. Come diceva il divinatore Vai. Proviamo a seguire le loro tracce. Atterriamo. Terraferma! Grazie agli antenati. Bene, seguiamo le tracce della tua gente. Capiamo che ci facevano qui. Sembra che si siano lasciati dietro un po' di roba. La ballista ha perforato la corazza della macchina. Questo dardo sembra molto solido. I miei hanno dovuto combattere mentre costruivano, ma questo non li ha fermati. Seguiamo le tracce. Qui la tua gente si è data da fare. Ma perché? Non so, però l'ombra c'entra di sicuro. Beh, avevano messo delle scale per salire fino a quello scavo, ma adesso non ci si può arrivare. Allora dobbiamo arrangiarci. È una buona idea, ma mi servono altri appigli. Degli appigli sulla parete di roccia. Ottima idea. Ballista.
aiuterà a salire. Sì, potrebbe funzionare. Qui non si può salire. Tante grazie ai Podalestra. Aspetta! Ho un'idea! Che stai facendo? Usiamo la ballista per creare un percorso. Così non va! Si può andare. Forza, salla. Bene, la lascio. Quell'affare pesava una tonnellata. Facciamo progressi. Già, ora si va nelle buie rovine abbandonate. La gente si è data parecchio da fare per entrare qui dentro. Come se cercassero qualcosa. Oppure qualcuno li ha costretti. Troveremo tua sorella. Non temere. Non devi mica consolarmi, sai. Sto benissimo. Io voglio aiutare. Sono pronta. Nessuna macchina mi fermerà. Questo cartello. Siamo nel quartier generale di Londra. Laggiù. Cos'è quell'affare? Lo scopriremo. È il prototipo di un motore a reazione. Che non è mai decollato.
Spiarlo sarebbe stato troppo pericoloso. In che senso? Una volta acceso avrebbe avvelenato tutto in un'area molto vasta. Ah. Non fermiamoci. Questo motore serviva a volare tra le stelle. I divinatori sostengono che gli antenati ne fossero capaci. Sì. Londra lanciava navi nello spazio alla ricerca di risorse. Ma perché dissotterrarlo ora? Seguiamo ancora le loro tracce. D'accordo. Oh, questo posto è enorme. E i clan sanno come attraversarlo. O lo sapevano. Oh no. Brutta morte. Forse un incidente durante i lavori. Questa era Lena, lavorava in cucina. Non eravamo amiche, ma non meritava di fare questa brutta fine. Possibile che sia tutta colpa di un antenato? Conoscendo Londra e i suoi soci, non mi sorprende. Capiamo come arrivare dall'altra parte. Dovremo creare un percorso. Un'altra ballista. Potrebbe tornare utile. Stavolta sparo io. È potente. Ti ho creato un appiglio lì nel ponte. Cerca di raggiungere quella ballista più in alto. Lo raggiungi saltando? Posso arrivarci.
C'è molta lava. In pratica le rovine sono diventate un vulcano. Bene, un'altra ballista. Ti restituisco il favore. Sì, stai passando! Non gridare! Ho collegato i nostri focus. Ciao! Sorpresa. Eccomi qua. Vediamo dove mi porta. Attento, altri coda l'est. Eccoli là. Ora tocca a me spaccare. No! Pensi di riuscire a fare meglio di me? Lo vedremo. Con la ballista. Mi sono trattenuta. Bene, ultimo sforzo. Sai cosa fare. Bene, ultimo sforzo. Sai cosa fare. Vado. Sto salendo. Può andare. Non mi resta che arrampicarmi. Guarda, impara. Crepaccio piano di lava, superato! Te la sei cavata benino. Siamo una bella coppia. Mi fa piacere. Ho sempre voluto una spalla. Ah, è così che funziona. Dopo di te? Ti serve la spalla per aprire, eh? Non voglio mettermi troppo in ombra. Bene, vediamo dove portano le tracce dei miei amici. Così antico. Cosa stavano cercando in un posto del genere? Bella domanda.
rimasto schiacciato. Forse mentre scavava. Mi pare si chiamasse Kita. Non si sono neppure fermati a seppellirlo. Fatto. Un altro campo con me. Dove saranno finiti? Un graffito. È di un Quen? Sì. Credo di sì. Perché in questo posto? Non importa. Meglio proseguire. Se lo dici tu. Immagino fosse il centro di comando per le attività minerarie di Londra. Beh, mica male. Già, vediamo cosa contiene. Protetta da un codice. Come la superiamo? Ci sarà qualcosa di utile su queste console? Fare l'ologramma, pare. Ah, ho trovato dei dati. Vediamo cosa ci dicono. Sono danneggiati, ma alcuni registri sono ancora accessibili. Forse posso riprodurli. Ho trovato Evelyn nella sala di controllo. Cercava il codice di Londra tra i registri. Non so come ha superato la sicurezza, ma... sì, è messa piuttosto male. Bussava alla porta di Londra, pregandolo di salvarla. Le ho detto che non c'è più, ma non è servito a niente. L'hanno trascinata via. Questa è l'ultima registrazione, il resto è di prima del 2065. Quante ne hai trovate finora? Tre... no, quattro. Quattro messaggi, quattro numeri. Stando alla registrazione, questa Evelyn cercava il codice tra i dati. Proviamoci. Bene. Pare si sia sbloccata un'altra console. Lo schermo mostra uno storico delle spedizioni minerarie di Londra. Posso interagire direttamente con il Focus. Non sono costretta a usare la console. Va bene, vado con la prima registrazione. La invio al tuo Focus per conoscenza. 2050. L'anno del trionfo. Quella prima missione sbugiardò i miei detrattori. Quando prendemmo l'asteroide, restarono impietriti. Quando tornammo con risorse a non finire, strisciarono da me con il cappello in mano. Ah, quel volo ha cambiato la mia vita. E la storia dell'uomo. Questo è l'anno della registrazione, ma ci sono due numeri diversi. Quale sarà il codice? Accennava a un volo e sembrava una cosa molto speciale per lui. Sarà il numero del volo? Sì, credo che sia la prima cifra del codice. Siamo partite bene. Dimmi se vuoi ascoltare la prossima. Bene, ascoltiamo la prossima. Sentiamo un po'. Ha convinto il direttivo. Il platino presente su quella roccia vale il rischio. Appena sarà nostro, a Evelyn regalerò un anello di platino per sfoggiare il nostro successo. Ovunque lei vada. Che tipo modesto. Qui non c'è l'anno, parla solo del platino.
Se provassimo a cercare nei vari anni, magari c'è un altro asteroide. Uno degli asteroidi aveva del platino. Giusto. Niente dati, basta cercare bene. Platino, questa è la missione giusta. Qual è il numero? Non saprei. Proviamo a riascoltare. Ho convinto il direttivo. Il platino presente su quella roccia vale il rischio. Appena sarà nostro, a Evelyn regalerò un anello di platino per sfoggiare il nostro successo. Ovunque lei vada. Stavolta non si tratta del numero del volo. Già, il registro riportava la quantità di platino. L'hai capito? Forse sì. Dimmi se vuoi sentire la terza. Pronta. Bene, ecco che arriva. L'incidente ha turbato il formicaio e ora avvocati e addetti stampa sciamano al controllo danni, paventando perdite incalcolabili. Ecco, quello che non riescono a capire è che ogni morte è una lezione di umiltà, un passo necessario verso l'eccellenza. Trattava i suoi come fossero macchine, eh? Danneggiato. Prossimo. No, niente. In questa si parla di minatori. 8 persone uccise e Londra liquidò l'incidente come se niente fosse. Puoi scegliere tu il numero corretto. Bene, abbiamo 3 numeri. Ce ne manca solo uno. Lo sapremo per certo solo quando li inseriremo tutti. Pronta alla prossima. Quello non è niente. Dati in quello. Ascoltiamola. La riproduco. La concorrenza ha provato a frenarmi al congresso. Ma quel cobalto sarà mio anche se l'estrazione richiedesse anni. La Shaolo Lunar Resources può tenersi la luna. Tutto il resto è roba mia. Bene, ho capito cosa cercare. Perfetto. Un attimo. Ecco. Ho inviato l'ultima registrazione al tuo focus. Grazie. Appena avrò scoperto l'ultimo numero, inserirò il codice di sopra. Thank you.
quarta registrazione cita il cobalto e una certa Shaolu Luna. Ci serve la missione corrispondente. Già. Ciao, lui cobalto. Credo sia questa. Controllerò gli appunti. Meglio riascoltare le registrazioni. Non ha funzionato. Ho sbagliato. Ho sbagliato qualcosa. No, non ha funzionato. Ho sbagliato. Ho sbagliato qualcosa. No, non ha funzionato. Ho sbagliato qualcosa.
Pazzesco, ci sei riuscita. Questo era l'alloggio di Londra, direi. Proprio nel suo posto di lavoro. Diamo un'occhiata in giro. Quella reliquia è un'arma di qualche tipo? Da un cosiddetto amico. Un invito a guardarsi sempre alle spalle. Che significa? E questo cos'è? È una specie di premio, credo. All'epoca la moglie di Londra era una celebrità. Strano che lo tenesse qui. Mi sembra di capire che le cose non funzionassero tra loro. È dura quando c'è l'amore di mezzo. Della sicurezza. C'è un inserimento recente. Sto incominciando a stufarmi, Nova. Il recupero dei dati è quasi completato. L'antenna Nord è pronta a trasmettere. Hai recuperato tutto da aeronautica e operazioni speciali, giusto? Inclusi i file sul PSR. Corretto. Fatto. Pronto a trasmettere. È davvero un peccato dover riattivare quel programma specifico, però. Va, cara, ci aspetta un compito difficile, niente sentimentalismi. Riduci la tua matrice empatica del 15%, per favore. Ridotta. Ottimo. Ora trasmetti subito i file, così ce ne andiamo da qui, che mi sembra di stare in una maledetta tomba. Tu ci hai capito qualcosa? L'antenna Nord è una specie di trasmettitore. Troviamola e forse potremo rintracciare Londra nel buco in cui si è nascosto. Certo, ma per quale motivo è tornato? Te lo spiego dopo. Ora pensiamo a uscire. Va bene, ma guarda che ci conto. Bene, il trasmettitore deve essere in zona. La grossa statua sembra promettente. Quelle macchine sono un problema. Liberiamocene. Sono al tuo fianco!
dare un'occhiata alla stanza. Spero che abbia delle risposte. Questo è parte di un trasmettitore. Dove ti nascondi? Peccato. I dati sono stati inviati in direzione ovest. Dati su cosa? Ma che cosa abbiamo visto di preciso? E perché Londra ha deciso di venire proprio qui? E che sta facendo ai miei compagni? Li ha usati per trovare questo posto e alcuni dati. Pare che c'entri una cosa chiamata PSR che mi giunge nuova. Quanto al resto, credo che voglia costruire una nave per lasciare il mondo e raggiungere le stelle. Lasciare il mondo? Ma che razza di piano sarebbe? Mi stai tenendo nascosto qualcosa. Sei come i divinatori. Siete pieni di segreti. Davvero? E tu invece? Perché hai reagito così ai graffiti nelle rovine? Spiegare no? D'accordo. Teniamoci i nostri segreti per ora. Beh, senti, l'importante è che sappiamo dov'è Londra, dove ha portato i tuoi compagni e tua sorella. Certo, hai ragione. Io devo andare a fare rapporto all'ammiraglio prima di proseguire. Userò la barca che abbiamo visto prima dall'alto. Va bene, ci vediamo più tardi. Posso farle questo, non ora. È troppo in pensiero per sua sorella. È già un grosso fardello, giusto? Per ora pensiamo a rifornirci. Incontrerò Seika quando dovremo seguire le tracce di Londra.